Benvenuti a questo mio nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare la modalità già installata e integrata in Ubuntu per condividere il desktop. Nel mio precedente tutorial vi avevo presentato TeamViewer, che però è una soluzione proprietaria. In questo caso, ovviamente, noi che siamo simpatizzanti del pinguino, vi presento la soluzione libera open source, che dal nostro punto di vista è sempre meglio di una proprietaria, però insomma è giusto anche mostrare un prodotto proprietario che funziona bene come TeamViewer. In questo caso, però, ci concentriamo su Empathy, che è la soluzione già installata, appunto, come ho detto, in Ubuntu e che va altrettanto bene, che funziona altrettanto bene. Ovviamente è limitata ai sistemi Linux, ma a noi sta bene anche così, è sufficiente anche così. Però, appunto, come vedremo fra un attimo, funziona altrettanto egregiamente. Allora, detto che si chiama Empathy, e come tutti i sistemi di condivisione desktop richiedono che lo stesso programma sia installato e funzionante sui due estremi del canale che si va ad aprire per condividere appunto il desktop. Quindi mi sono organizzato con una macchina virtuale che rappresenta, funge da desktop remoto nel nostro caso, nel nostro esercizio, e qui a sinistra una parte violetta dello sfondo del mio PC reale. Quindi funge da PC locale nostro dove stiamo registrando questo tutorial. Allora, come detto, bisogna avviare lo stesso programma dalle due parti. Quindi inizio dal desktop remoto, dal PC remoto, e per avviare Empathy basta andare in alto sul pannello di GNOME e a cercare il simbolo della bustina, questo. Si clicca sulla bustina e poi si clicca sulla prima opzione chat. Ecco, si apre Empathy e si apre elencando i contatti già conosciuti al programma, insomma, che nel tempo abbiamo aggiunto ad Empathy con i vari contatti che possono essere sparsi nel mondo con vari protocolli di comunicazione. Nel nostro caso vediamo me stesso, ovviamente, che non sono disponibile perché non ho ancora acceso il programma sul mio PC reale qui sulla sinistra, quindi il fumettino è rosso, non sono disponibile. Empathy non è solo dedicato alla condivisione di desktop, ma permette come TeamViewer l'invio e la ricezione di file, così come ecco, ve lo posso anche mostrare con il tasto destro. Allora, condivisione di desktop, invio di file, chiamate video, videochiamate, chiamate audio e conversazione, cioè chat, proprio la conversazione testuale. E questo con vari numerosi protocolli esistenti sul mercato attualmente. Vi posso mostrare, senza andare nei dettagli, come si aggiunge un account, giusto per farvi vedere l'elenco notevole di protocolli vari che questo programma gestisce di base, gestisce di base, e come potete vedere, magari ognuno di voi può riconoscere il proprio che usa più frequentemente. Ce ne sono anche alcune che io non ho mai né visto né sentito. Comunque, voilà, compresa la chat di Facebook. Ecco, questo è quanto, così un giro, piccolo giro d'orizzonte su Empathy, che come vedete è un programma molto molto generoso di funzionalità e che ha l'obiettivo proprio di accentrare su di sé un po' tutte queste possibilità di conversazioni varie, tecniche oppure semplicemente colloquiare fra persone. Ecco. Allora, avviato nella macchina remota, come detto, devo avviarlo anche all'altro capo del filo, diciamo così. E allora veniamo qui sul mio PC reale, facciamo la stessa cosa, andiamo in alto, cerchiamo la bustina e clicchiamo su chat. Ed ecco che mi si apre anche di qua e immediatamente il fumettino che prima era rosso, quindi non disponibile, adesso sono diventato disponibile. Qui si vede il fumettino verde e idem da questa parte.
questo punto dal PC remoto, cioè dalla macchina virtuale, voglio condividere il mio desktop. E quindi il sistema, il meccanismo è organizzato in modo che chi vuol fare qualcosa sia lui a dare avvio a questo qualcosa. Quindi, se voglio condividere il desktop della macchina virtuale con me, qua che sono sul mio PC locale, allora è dalla macchina virtuale che devo dare avvio al tutto. Quindi faccio tasto destro su questo contatto, quindi fra i vari contatti che facciamo finta di avere, dico scelgo questo e voglio condividere il mio desktop con questo contatto, quindi tasto destro e poi scelgo condividi desktop. Ed ecco che sul mio PC locale mi appare magicamente un altro programma che è già installato come Empathy per difetto su Ubuntu, cioè ce lo troviamo già pronto e installato ed è il visualizzatore di desktop remoti, quindi lavora in simbiosi con Empathy. Ecco che esce questo programma con in più una finestrella che ci dice: guarda, ti avviso che questo contatto vuole condividere il proprio desktop con te. O annulli o accetti con l'ok. Noi naturalmente accettiamo ed ecco che dopo pochi istanti ci appare localmente il nostro desktop remoto. Vedete che io posso muovere la finestra esattamente come se fossi in locale. Posso magari ingrandire un attimino la finestra per farci stare quasi tutto il desktop, ecco, appena un po' di più, semmai si va su e giù con le barre, oppure si può andare a schermo intero, ma per il nostro esercizio preferisco tenere la finestra piccolina, comunque con le barre eventualmente si può scorrere. Ecco, mettiamo di nuovo la finestrella dove era prima. Possiamo agire né più né meno come se fossimo localmente sul PC remoto. Vedete, vari menu, vedete che funziona. Ecco, tutto qui praticamente, anche in questo caso molto semplice. Si può anche catturare una schermata per tenersela come documentazione, eccetera, eccetera. Insomma, tutto quello che serve, e che fa comodo in un collegamento remoto, sia per dare aiuto o magari semplicemente per assistere a qualcosa che il nostro contatto remoto vuol farci vedere. Una volta terminata la conversazione, finita l'esigenza di essere connessi, si preme qui il pulsante chiudi e tutto finisce. Voilà, ci siamo staccati. Esci. Qui remotamente esce l'informazione che io ho chiuso la connessione e quindi è finita. E voilà, tutto qua. Una cosa, una particolarità, un'avvertenza che devo dare per completare l'informazione è che quantomeno allo stato di Ubuntu 10.04 a lungo supporto c'è un difetto, un bug aperto che impedisce alla condivisione di desktop di funzionare correttamente quando il desktop remoto, ovvero il PC che vuole condividere il desktop con noi, ha attivi gli effetti grafici di Compiz. Ecco. Io prima di avviare questo tutorial ho opportunamente disabilitato, ve lo faccio vedere, gli effetti visivi. Ecco. Nessun effetto visivo dalla parte sulla macchina che vuole condividere il desktop. Io sul mio PC locale non ho bisogno di disabilitarli perché non ha in flusso questo difetto, ma ha in flusso solo per chi mi trasmette l'immagine del suo desktop. E cos'è questo difetto? È che quando inizia la condivisione del desktop, si mostra la prima immagine del desktop, la prima trasmissione funziona, ma poi tutto resta fermo, congelato lì. E questo capita solo appunto con gli effetti grafici attivati. In questo caso avete visto che il desktop veniva rappresentato perfettamente e seguiva esattamente i miei movimenti del mouse, ma appunto previa disabilitazione, ups, non so se si dice in italiano, comunque inibizione degli effetti grafici. Ecco, quindi
Non so francamente se nelle versioni successive di Ubuntu è già stato risolto questo problema o meno, perché non me ne sono documentato su questo punto, però l'unica accortezza è che se qualcuno vuole condividere il desktop, e questo qualcuno usa normalmente gli effetti grafici, segnalarglielo e dirgli guarda, disabilitali temporaneamente, che poi tutto funzionerà. Un'altra possibilità offerta da Empathy è quella di condividere dei file, scusate, non di condividere ma di inviare file. Se con lo stesso modo scegliamo un contatto, diciamo voglio inviare un file a quel contatto, scelgo l'opzione invia file, mi scelgo il mio file e dico e schiaccio invia. Anche qui molto semplice, esce una finestrella che dice ok, sono pronto all'invio file e sto aspettando che il mio recapito accetti questo invio, un po' come posta raccomandata, insomma. Devo aspettare che il postino me la consegni e che io dica ok, la voglio. Ecco qua, se io accetto, quindi sono andato in alto, dove la bustina è diventata verde per segnalarmi che devo fare attenzione a qualcosa, che qualcuno si aspetta qualcosa da me, ho scelto il nome del contatto che richiede la mia attenzione e mi esce direttamente il dialogo, seleziono la destinazione per salvare il file. In questo caso lo rinomino per non passare sopra il file che ho già e faccio, se non voglio accettare, faccio annulla, se no faccio salva. Quando faccio salva appare anche a me un dialogo simile con ricezione del file. In questo caso, mi aspettare solo un attimino, e voilà, qui 100% il file è stato trasferito completamente, e qui vediamo un errore perché presumo io sto lavorando sulla stessa macchina, sulla stessa parte di rete, tra una virtual box e una non virtual box. Insomma, io l'ho già provato fra due PC fisicamente distinti e distanti e funziona, ve lo garantisco, l'ho provato. E in questo caso, appunto, per quello ipotizzo che in questa situazione particolare non funzioni proprio bene fino in fondo. È arrivato a trasmettere un pezzettino, poi si è perso il segnale di rete o qualcosa, non so bene. Comunque posso far vedere che il mio file rinominato 3 in parte è arrivato. Vedete, quindi in sé il meccanismo è questo, è l'esercizio che volevo mostrarvi era questo, meccanismo semplicissimo, trasferimenti file è un dialogo che indica man mano i file che ricevete o che inviate, giusto vi lascia una traccia per vedere cosa è stato scambiato, si può pulire, chiudere, pulire e chiudere e il gioco è fatto. Voilà, questo era quanto vi volevo mostrare per questo tutorial. Grazie per l'attenzione, alla prossima.